Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca perché sono 48 ore ormai che si cerca ininterrottamente la 54enne teramana Tiziana Balducci, impiegata di banca del capoluogo aprutino, scomparsa lunedì pomeriggio. Di lei al momento nessuna traccia, per questo il marito ha rivolto un appello su Facebook e ha detto aiutatemi a trovarla. Andiamo a vedere insieme il servizio. Aiutatemi a trovarla. E questo l'appello che Roberto Faragalli, commercialista teramano, ha lanciato su Facebook per cercare la moglie Tiziana Balducci, 54enne, impiegata di banca alla BNL Teramana, che non si trova da lunedì sera, da quando è sparita, a bordo della sua Lancia Y di colore bianco, targata ER510CT. La donna è scomparsa con il suo telefono cellulare, che però risulta spento e quindi difficile da localizzare. I familiari, che si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto, hanno sporto denuncia alla squadra mobile della polizia di Teramo. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche se sono convinti che si tratti di un allontanamento volontario della donna. Familiari e forze dell'ordine, assieme ad amici e parenti, da ore non smettono di cercarla, battendo tutta la città di Teramo e le frazioni. Si cerca anche solo il minimo indizio che possa aiutare a capire che fine abbia fatto la donna. La polizia ha diffuso le foto di Tiziana Balducci e in queste ore gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza di numerose telecamere, a cominciare da quelle dei caselli autostradali, per capire se la macchina guidata dalla donna abbia preso qualche direzione ben precisa. Dai racconti del marito, Tiziana Balducci lunedì mattina è andata al lavoro, poi è tornata a casa ed è stata con la famiglia. Nel suo atteggiamento non ci sarebbe stato nulla che almeno esternamente potesse far presagire quello che poi è successo. Nel tardo pomeriggio la donna è uscita dicendo di dover fare delle commissioni, ma i familiari, non vedendola tornare per cena, hanno cominciato a chiamarla sul telefono cellulare senza però ottenere risposta. Poi la decisione di andare in questura per denunciare la scomparsa dell'impiegata. La foto e altre informazioni sono sul profilo Facebook del marito e di altri familiari che la cercano ormai da 48 ore. Andiamo avanti con la pagina di cronaca, ma questa volta siamo alla cronaca giudiziaria perché a processo per peculato andrà il sindaco di Avezzano assieme ad un dirigente della provincia di L'Aquila. Sono accusati di peculato d'uso per un indebito utilizzo di un'auto blu del comune. Daniela Braccani. A processo per peculato d'uso dell'auto blu comunale. Il GUP del Tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio il dirigente della provincia dell'Aquila e sindaco del comune di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con l'accusa di peculato d'uso per un indebito utilizzo dell'auto blu del comune, in particolare in 6 circostanze. Il processo è stato fissato per il 21 aprile 2016. Secondo i due pubblici ministeri che hanno esercitato l'azione penale, Roberta D'Avolio e Stefano Gallo, Di Pangrazio, in veste di dirigente della provincia, avrebbe utilizzato non correttamente un'auto blu assegnata in comodato d'uso al comune di Avezzano. A Di Pangrazio viene contestato anche un parere favorevole dato ad una delibera. Nell'ambito dello stesso procedimento a processo sono finite altre 4 persone. Si tratta di 2 autisti, un altro dirigente della provincia dell'Aquila e un dipendente per il solo reato di favoreggiamento, impiegato nello stesso ente per aver tentato di sviare le indagini in corso. Secondo l'accusa, le auto sarebbero state utilizzate per scopi privati anche nei fine settimana, come ad esempio per andare a fare la spesa. Andiamo avanti, restiamo sempre nell'Aquilano. Scaduta la misura cautelare, il legale dell'ex assessore Riga, coinvolto, lo ricorderete, nello scandalo Tangenti per la ricostruzione, ha rinunciato al riesame. Non c'è interesse, dice, in quanto la misura cautelare è scaduta ieri. Nessuna tangente, comunque, ribadisce, ma solo prestiti personali. Daniela Rosone. Rinunciamo al riesame, così il legale dell'ex assessore comunale Roberto Riga, rimasto coinvolto in un'inchiesta legata alla ricostruzione della città. Stamane infatti era fissata l'udienza del riesame, ma la misura cautelare per il suo assistito e per l'imprenditore Massimo Mancini era terminata ieri, dunque nessun interesse per il riesame. L'udienza per l'imprenditore Mancini invece è fissata per il prossimo lunedì.
L'avvocato Luciano Bontempo, che difende Roberto Riga, ha ribadito che non c'è stata nessuna tangente e che i tre movimenti di denaro peraltro modesti contestati al suo assistito nient'altro sono che prestiti personali, fatti da persone amiche, persone di famiglia in definitiva, in un momento di difficoltà economica. 15 giorni di domiciliari in tutto per Riga e Mancini, scaduti come dicevamo ieri, sono tornati in libertà dopo l'arresto nell'ambito di una delle tante inchieste legate ad appalti e ricostruzione. In particolare i due erano stati arrestati il 10 novembre scorso. L'accusa, presunte tangenti nei lavori di ricostruzione post-sisma del complesso dell'Opera Salesiana, un affare da quasi 30 milioni di euro. Riga si dice sereno e anche il suo legale. Abbiamo fornito tutti gli elementi, dice Bontempo, per dimostrare che il mio assistito è completamente estraneo a questa vicenda. E andiamo avanti, ci occupiamo di una notizia da poco arrivata in redazione. Possiamo vedere le immagini dal nostro iPad di un rogo avvenuto nella notte in pieno centro a Lanciano. Vedete l'automobile in fiamme, stanno ovviamente indagando i carabinieri. La prima ipotesi è che questo rogo sia un incendio doloso. Ovviamente nelle prossime ore saremo in grado di fornire maggiori dettagli. Andiamo avanti adesso, apriamo la pagina politica e ci occupiamo dei depuratori e dell'emergenza depuratori in Abruzzo. È colpa della cattiva politica, così ha bollato questa emergenza Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista dopo la pubblicazione del dossier proprio sulla situazione dei depuratori in Abruzzo, e dunque il Rifondazione si scaglia contro la classe dirigente regionale. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Dopo la pubblicazione del dossier sullo stato di salute dei depuratori in Abruzzo, quelli dipinti come quarto mondo, ora arriva la denuncia della politica del quarto mondo che Maurizio Acerbo rivolge a chi negli anni ha governato la regione lasciando indietro l'aspetto ambientalista che oggi relega la regione ad un gradino così insoddisfacente. Beh, innanzitutto quelle dell'Arta e dei suoi vertici, ma d'altronde una politica che mette a guidare l'agenzia per l'ambiente un Mario Amicone la dice lunga, insomma, sul livello. Una politica da quarto mondo non può che darci depuratori da quarto mondo. Solo dopo le proteste di quest'estate e la situazione di emergenza che si è creata si sono decisi ad applicare la norma che prevede che i dati di ogni singolo depuratore ogni 4 mesi siano disponibili online e quindi consultabili dai cittadini per sapere lo stato dell'arte. Stato è pessimo, però tutto questo non deriva dallo Spirito Santo, dal destino, ma da un ceto di politicanti, soprattutto del Partito Democratico, ma laddove ha potuto anche il centrodestra, non è stato da meno, che ha gestito le società, le SPA dell'acqua, nate nel 2000 e che hanno consentito una gestione privatistica della cosa pubblica. L'altra preoccupazione è quella che vede rinviato al 2027 il termine della Comunità Europea sulla qualità delle acque, termine che in prima battuta avrebbe avuto come data di scadenza proprio il 2015. Voglio ricordare un'altra cosa, che nella regione Abruzzo ovviamente c'è la responsabilità anche della regione. Come abbiamo denunciato per anni, noi avremmo dovuto raggiungere uno stato dei fiumi, secondo l'Unione Europea, buono entro il 2015. Invece, sia con la giunta Chiodi che con quella d'Alfonso, ci viene proposto un piano di tutela delle acque che prevede che lo stato buono vada raggiunto nel 2027. Questo perché sanno benissimo che la cattiva gestione che hanno fatto il servizio idrico integrato con sperpero enorme di denaro pubblico non ha consentito di arrivare all'appuntamento come altre regioni d'Italia e soprattutto d'Europa hanno già fatto da tempo. E restiamo ancora alla politica legata all'ambiente, perché la Francia è stata ufficialmente nominata paese ospitante della 21esima conferenza sul clima che si svolgerà a Parigi. In questo contesto ci sarà anche l'Abruzzo ed è la prima volta nella storia della regione. Vediamo.
L'Abruzzo punta alla conferenza dell'ONU che si svolgerà a Parigi. Il tema è quello sui cambiamenti climatici, un tema delicato che ormai coinvolge tutto il mondo e che solo in Abruzzo ha già provocato grandi preoccupazioni e danni ingenti anche di recente. Sulla scorta dell'esperienza che noi abbiamo maturato fin dalla partecipazione a COP20 a Lima lo scorso dicembre e sull'attività che poi abbiamo messo in campo proprio per quanto attiene il discorso dell'adattamento ai cambiamenti climatici, ha accreditato l'Abruzzo come una regione leader, tant'è che siamo l'unica regione a organizzare degli eventi, ne organizzeremo 7, 2 per conto del Ministero e le altre regioni partecipanti saranno nostri ospiti come la Lombardia e la Basilicata. La nostra partecipazione si concretizza con l'implementazione di alcune politiche tese alla piena consapevolezza che il tema delle rinnovabili, quindi la produzione energetica da fonte non fossile, debba diventare un elemento cardine nello sviluppo sostenibile del nostro Abruzzo. Nella programmazione prossima si sta tenendo questo fatto in debita considerazione e nella consapevolezza che questo fatto, non più previsione ma ripeto fatto, è ormai assunto caratteri di ineludibilità e d'altro canto la prova che noi abbiamo purtroppo dovuto fare sul campo fin dall'emergenza del marzo scorso lo sta ad attestare. Adesso torniamo all'Aquila, il primo cittadino Cialente propone all'Ater di spostare gli inquilini negli appartamenti liberi del progetto Case. I dettagli nel servizio. Non serve ricostruire quartieri ghetto, piuttosto gli inquilini dell'Ater potrebbero occupare le piastre vuote del progetto Case con la gestione affidata all'Ater stessa, che ha competenza e personale. La lancia così la proposta il sindaco Massimo Cialente, indirizzata ovviamente a Ater, ma anche al presidente della regione Abruzzo e all'assessore Di Matteo. Non ricostruite tante case in posti che sono più che altro ghetti e così via, non è giusto. Cominciamo a ragionare ad esempio di scambiare i tanti appartamenti che noi abbiamo, perché? Perché scambiando questi appartamenti noi avremo parliamo di 400 appartamenti, noi avremo la possibilità non solo di non spendere soldi per ricostruire, ma soprattutto, vede, io credo che l'errore grave che si fa in Italia è realizzare le case popolari, non so, per 3-4 mila persone, tutte insieme in un posto, spesso sono periferici, staccati dalla città, e questo portano a avere proprio ghetti, no, nel tempo. Il sindaco ha avanzato questa proposta che per lui consentirebbe un grande vantaggio per entrambi, Comune e Ater. Del resto i soldi per ricostruire le case Ater, ammette Cialente, arrivano a singhiozzo e dunque questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Al momento nessuna risposta al primo cittadino. L'Ater disse: perché non mettete i nostri inquilini in alcuni progetti, in alcune piazze ce le gestiamo noi? Non fu possibile, c'era il sistema gioiello e così via. Io dopo molti incontri, adesso ho fatto una proposta all'Ater che non mi risponde, che è la seguente: noi adesso vorremmo procedere con la collaborazione dei cittadini a uno spostamento progressivo per cui gli inquilini Ater andrebbero in alcune piastre, che non mettiamo tutti in una news town, ma distribuiti nei vari quartieri, nuovi quartieri, nelle new town, e a questo punto noi ci terremo la gestione straordinaria del progetto Casi, mentre tutta la gestione farebbe l'Ater. Cambiamo argomento adesso e torniamo ad occuparci del mercatino etnico sull'area di Risulta. Il Movimento 5 Stelle questa mattina ha presentato a Pescara le sue proposte per lo spostamento del mercatino. Intanto oggi sull'argomento alle ore 16 si terrà un consiglio comunale straordinario. Paolo Renzetti. Sul mercato etnico dell'area di Risulta, 21 anni di proposte, però il mercatino è ancora lì. Sì, 21 anni di promesse, di proposte, di interviste, di comunicati e tanti atti, delibere, abbiamo analizzato tutto. Sono emersi molti elementi critici, ad esempio relazioni della Polizia Municipale e Ferroviaria che si contrastano. Non abbiamo trovato ad esempio un atto che amministrativo a supporto di uno spostamento che fece Luciano D'Alfonso. Quindi una serie di criticità che manifestano una
aspetto, nessuno in 21 anni, né destra né sinistra, ha realmente portato avanti una soluzione a questa criticità, e neanche quella di Marco Alessandrini, che si mette perfettamente in linea con questa tradizione proponendo un rattoppo mediatico come sono stati tutti gli altri, perché non è secondo noi una soluzione. Mettere infatti queste attività commerciali sotto al tunnel secondo noi non consentirebbe quella che è la garanzia di alcune condizioni economico e igienico-sanitarie, anche di legalità, quindi di sicurezza. Come verrà ad esempio riscaldato questo mercato? Sarà un mercato coperto, scoperto? Verrà comunque rispettato il regolamento a cui tutti i commercianti devono attenersi? Quindi noi chiediamo invece che venga fatto quello che in realtà era l'inizio di tutto questo. Nel 1994 l'idea era di creare un mercatino provvisorio 4 mesi, divenuti 21 anni, per poi invece provvedere a un processo di integrazione all'interno del tessuto commerciale. Ci sono già dei mercati scoperti e coperti, si può pensare a nuovi, ad esempio all'inserimento, no, in mercati che già esistenti o anche in nuovi mercati, ne è stato fatto uno ad esempio ultimamente a Fontanelle, si può anche pensare quindi all'istituzione di un nuovo mercato. Quello che a noi preme sottolineare è che ci sia una conformità delle regole. Andiamo avanti, parliamo adesso di storia della nostra nazione e di un argomento importante, quello dei campi di concentramento. Liliana Bucci, sopravvissuta ad uno dei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, ha raccontato la sua terribile storia questa mattina agli studenti del liceo classico D'Annunzio di Pescara. Ascoltiamo. Liliana Bucci, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, oggi al liceo classico di Pescara per incontrare i ragazzi e raccontare questa storia terribile che ha segnato tutta la sua vita. È pesante e duro testimoniare, perché il nostro ricordo ritorna al tempo passato, però lo facciamo proprio per i giovani, perché sappiano quello che è stato, e che almeno loro, che sono veramente il nostro futuro, facciano in modo che cose terribili come quelle che sono successe non succedano più. Noi siamo stati deportati in 13 persone, abbiamo avuto la fortuna di ritornare in 4, e quello che è stato molto importante per noi, per mia sorella e per me, che il nostro nucleo familiare si è riformato, perché abbiamo ritrovato mamma, che era stata anche lei con noi in campo, e poi a un certo momento l'abbiamo pensata morta perché non l'abbiamo più vista, invece era stata trasferita in un campo in Germania, e papà, che durante la guerra era stato fatto prigioniere degli inglesi in Sudafrica. Alla fine della guerra sono ritornati tutti e due in Italia, si sono ritrovati e si sono messi alla nostra ricerca, con l'aiuto anche della Croce Rossa, insomma ci sono state varie storie, ci hanno ritrovato e abbiamo avuto appunto la grande fortuna di ricomporre la nostra famiglia e di riprendere una vita normale. Una testimonianza davvero importante, soprattutto in questo periodo dove soffiano venti di guerra un po' in tutto il mondo e nella nostra Europa. Cambiamo adesso argomento e parliamo di sociale, perché una palestra per l'AGBE che offre possibilità ai piccoli pazienti onco-ematologici di riabilitarsi dopo le terapie è stata inaugurata questa mattina. A tagliare il nastro, oltre a tantissimi bambini, genitori e volontari, c'era la madrina più amata, Lorella Cuccarini, di 30 ore per la vita, che insieme alla presidentessa dell'associazione 30 ore per la vita ha ricordato l'impegno dell'associazione pescarese nell'aiutare i bambini malati. E allora andiamo a vedere il servizio. Un nuovo traguardo per l'AGBE di Pescara. L'arrivo della madrina Lorella Cuccarini in casa alloggio è sempre foriero di novità. E questa mattina, tra gli occhi sorridenti di bambini e genitori emozionati, la più amata dagli italiani, insieme alla presidentessa di 30 ore per la vita, Rita Salce, ha inaugurato una palestra per la riabilitazione dei baby pazienti. Un tassello in più che si aggiunge alla lunga storia che lega l'AGBE all'associazione e che Lorella Cuccarini ha ripercorso ricordando i momenti più importanti di questo viaggio per sostenere i bimbi dell'associazione.
nostro obiettivo raggiunto, un obiettivo che completa un lavoro già tanto importante che era quello della casa. Abbiamo inserito anche questa palestra per la riabilitazione perché ci chiedevano proprio, soprattutto per il decorso post-operatorio dei bambini o ematologici, di poter usufruire di una palestra. Oggi c'è anche la palestra e insomma penso che veramente oggi Pescara possa essere l'ospedale di Pescara, il reparto ematologico pediatrico di Pescara possa essere un centro di riferimento per tutta la regione e anche per il sud Italia. L'ennesima realizzazione, Lorella Cuccarini oggi ha voluto ricordare per lei quali sono state le tappe più importanti, dal primo fax alla costruzione della casa alloggio. Che vuol dire? Vuol dire che ci seguono, che hanno accettato i nostri progetti perché li hanno ritenuti più che validi, ma soprattutto parliamo sempre di bambini e essere presenti con loro vuol dire anche dare un aiuto per quello che sarà il futuro. Di tutte le realizzazioni di 30 ore qui a Pescara per l'Agbe, quella più importante che ricorda qual è? Beh, sicuramente quella che mi ha dato più emozione è stata il reparto, la nascita del reparto, perché quando noi siamo arrivati qui la prima volta i bambini erano in cura insieme agli adulti e questo sicuramente era un grande problema per loro, per cui riuscire poi a creare questo reparto e tenerli separati e dar loro proprio anche una qualità di cura che non sia solo quella medica ma che sia anche un approccio psicologico per i bimbi e per le famiglie è diverso, è stata una grande conquista. E poi sicuramente quello più faticoso, proprio perché importante dal punto di vista economico, è stata questa casa. Ci abbiamo messo 3-4 anni, però insomma i risultati poi si sono visti, il fatto che sia sempre in opera e che sia sempre piena e che anzi Massimo Parenti ci chieda anche di poter pensare a un'ulteriore casa per il futuro, ci fa rimanere sempre molto vicini all'Agbe, a questa realtà che è una realtà che lavora sul territorio veramente molto bene. Andiamo avanti adesso con il nostro giornale. Luciano Monticelli si è fatto promotore di un incontro che si terrà domani pomeriggio a Pineto per parlare della destinazione dei fondi europei messi a disposizione per la nostra regione. Con lui abbiamo parlato anche della situazione dei punti nascita, in particolare dell'ospedale di Atri. Monticelli, fondi PORFESR 2014-2020, ci siamo, si parte, venerdì ci sarà questo importante convegno a Pineto. Si tratta di 231 milioni da dare sul territorio, due terzi delle imprese, un terzo sul territorio per il dissesto idrogeologico, cui chiedo agli imprenditori, ai cluster, ai portatori di interesse, alle associazioni, all'università, alle amministrazioni comunali di attivarsi, darsi da fare sui 6 provvedimenti europei, cui ci sono, come detto prima, un'importante risorsa economica da qui a 2020, certo non più 7 anni ma 6 anni, appunto perché un anno è volato con le osservazioni fatte, ma se aggiungiamo anche i fondi FSE, il piano di sviluppo rurale, l'Abruzzo potrebbe beneficiare in questi 7 anni di circa 1 miliardo e 700 milioni, quindi l'importante è essere pronti con una buona progettazione affinché l'Europa non rimanda indietro i soldi. Dai fondi PORFESR ai punti nascita, il decreto del Ministro della Salute Lorenzin potrebbe porgere un assist per quanto riguarda alcuni punti nascita nella nostra regione, in particolare per quello dell'ospedale di Atri. Ma la cosa strana è che Atri è sopra le 500 nascite per quanto riguarda il 2014, è un decreto che guarda anche la possibilità che le regioni possono richiedere una speciale deroga appunto per motivi orografici e per altri motivi, e io questa mattina insieme alla firma di 5 consiglieri regionali abbiamo chiesto al Presidente di attivarsi affinché questo importante nosocomio di Atri, il San Liberatore, possa rimanere tale. L'unica cosa che non ha la terapia intensiva neonatale, ma non lo ha neanche Teramo, neanche Sant'Omero, che si possa provvedere a far rimanere, perché non capiamo il motivo di questa chiusura. Torniamo a Pescara adesso, perché è stato presentato il sito sulla mobilità del comune. Per l'occasione sono state illustrate anche le novità per quanto riguarda le piste ciclabili cittadine. Del Vecchio, avete presentato questa mattina a Palazzo di Città il nuovo sito che riguarda la mobilità del comune di Pescara, ma oltre al sito ci sono anche delle novità.
Diciamo che ci sono i contenuti del sito che sono molto importanti e molto interessanti. Innanzitutto, come hai detto, abbiamo voluto fare un restyling del sito della mobilità, che a dire la verità non c'era. C'era il sito del comune, ma quella della mobilità riteniamo che sia una esigenza pregnante, imprescindibile per poter comunicare con immediatezza tutte quelle che sono le iniziative dell'amministrazione nei confronti dell'utenza. Ma oggi, questa mattina, presentiamo un'altra iniziativa, e cioè Bici in Rete. Finalmente cominciamo a parlare di progetti da potersi realizzare, ma non progetti presentati direttamente dal Comune, ma concertati con l'opinione pubblica. Faremo delle iniziative, oggi le presentiamo, a partire da Via Leopoldo Muzzi per riconnettere tutte le piste ciclabili, Strada Parco, Via Regina Margherita, Riviera, che oggi sono degli spezzoni a sé stanti senza nessuna correlazione tra di loro. Sarà un progetto e un'iniziativa partecipata che si svilupperà in loco, attivando dei questionari con i cittadini, facendo degli incontri pubblici, e poi all'esito di tutto ciò tireremo fuori il progetto che vogliamo realizzare. Questo sarà soltanto il primo. Questa mattina ne presentiamo, a dire la verità, 5 in termini generali, ma questo sarà quello che parte da subito e gli altri poi a seguire. Le ACLI di Chieti e Provincia hanno celebrato i 70 anni di attività al fianco dei lavoratori e di chi spende il proprio tempo al servizio della socialità. Il servizio è di Antonio Recanati. Le ACLI di Chieti e Provincia hanno festeggiato i 70 anni della presenza a fianco dei lavoratori, dei giovani e dei pensionati e di chi spende il proprio tempo al servizio della società. Per questo i festeggiamenti si sono tenuti presso la capanna di Betlemme a Chieti, un'istituzione di solidarietà creata da Don Oreste Benzi. La nostra casa è una casa dell'associazione Papa Giovanni, fondata da Don Benzi, questo amico dei poveri, questo amico di chi era dimenticato, di chi era ai margini, si chiama Capanna di Betlemme perché accoglie solo chi non ha nulla da dare in cambio. Si fa accoglienza, ognuno ha la sua stanza, si vive insieme in un sistema educativo familiare. Un traguardo, quello delle ACLI Teatina, che da oltre mezzo secolo guarda ancora con impegno e passione la propria attività, con l'obiettivo di essere sempre dal prossimo ai prossimi. Beh, questa è nella storia delle ACLI, abbiamo sempre guardato agli uomini e alle donne, quindi anche la realtà della famiglia è una realtà per noi importante. Abbiamo cercato di costruire in questi 70 anni delle esperienze importanti, interessanti, e questo è anche sulla famiglia, abbiamo avuto questo nostro ruolo ed è ancora il nostro punto di riferimento. Quando parliamo di lavoro, quando parliamo di welfare, noi guardiamo sostanzialmente alla famiglia, guardiamo al nucleo familiare, guardiamo ai problemi che ci sono all'interno di questa importante realtà istituzionale. Lo sguardo delle ACLI, oltre che un po' come Giano, oltre che guardare con un occhio di dietro, è guardare alle nuove necessità, per cui da qui il tema del nostro incontro, dal prossimo ai prossimi. Io credo che le prossime sfide saranno molto molto impegnative e importanti e ci devono dobbiamo essere pronti. Per questo la formazione credo che sia l'obiettivo numero uno, il momento più importante della vita delle ACLI, per poter poi dare delle risposte concrete, veramente concrete, e non solo chiacchiere alle esigenze dei cittadini. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B. Andiamo a vedere insieme le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di campionato nel campionato cadetto. Appunto, si giocherà per quanto riguarda più o meno tutte le partite sabato 28 alle ore 15, mentre Cesena Pescara in anticipo alle 21 di domani. Al Manuzzi arbitra Maresca di Napoli, coadiuvato da Bindoni e Intagliata. Invece, per quanto riguarda sabato, come detto, alle 15, Lanciano Latina sarà diretta da Di Paolo di Avezzano, coadiuvato da Di Troia e Chiocchi. E restiamo alla Serie B per parlare più approfonditamente del Pescara. C'è grande attesa in casa biancazzurra per la sfida di domani sera contro il Cesena. Oddo non potrà contare sul portiere Fiorillo, infortunatosi nello scontro di gioco la scorsa partita. Per lui
una frattura composta del setto nasale. In porta dunque ci sarà il secondo Aresti, per il resto è probabile la conferma della squadra che ha battuto l'Avellino. In Romagna è prevista inoltre la presenza di oltre 700 tifosi biancazzurri. Michele Fornasier, grande entusiasmo a Pescara dopo anche l'ultima vittoria di campionato, si pensa già alla gara di Cesena, ma questi tifosi sognano occhi aperti. Certo, come lo facciamo noi, perché sappiamo di essere una bella squadra e abbiamo tutte le possibilità per far bene. Adesso dobbiamo, come hai detto te, pensare subito a Cesena e già ci stiamo lavorando questa settimana e andremo lì più convinti di prima. Difesa un po' sempre sotto l'occhio critico dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori. Fornasier, come vive il fatto di essere il vice campagnaro, comunque di essere almeno nelle gerarchie oggi il terzo difensore centrale? È una cosa che ti crea problemi oppure tu vai avanti per la tua strada? Io vado avanti per la mia strada, sono convinto di quello che so fare e ho le mie certezze e quindi ogni volta che vado in campo cerco di dare il massimo, poi il resto verrà. Nelle ultime settimane qualche critica l'avevi ricevuta dopo qualche prestazione non eccelsa, soprattutto dopo l'espulsione nella gara con la Ternana, come hai vissuto quei giorni? Come tutti gli altri, è il calcio, ci sta, è normale, faccio il difensore e ogni tanto ci stanno anche i rossi, purtroppo. Difesa siete un po' contati considerando che Campagnaro non sta benissimo, Bunozza è reduce da un infortunio complicato, il fatto di essere in pochi vi fa stare in qualche occasione poco tranquilli? No, noi sappiamo quelli che siamo e ognuno dà il 100% per la squadra e per se stesso, quindi chiunque va in campo non abbiamo problemi, chiunque sia sappiamo che farà quello che deve fare. Per te questa può essere la stagione della definitiva consacrazione? Io lavoro per quello, poi come ti ho detto prima i risultati verranno da sé, io sono convinto di quello che faccio ogni giorno in allenamento, in campo e poi il resto verrà. Qual è l'obiettivo di questo Pescara? Dove volete arrivare? Si parla tanto di playoff, ma in questo momento avete un obiettivo preciso? In questo momento è vincere a Cesena e dopo Cesena sarà vincere quella dopo, quindi io guardo partita per partita. E adesso andiamo in casa della Virtus Lanciano contro il Latina sabato al Biondi. I rossoneri sono praticamente obbligati a centrare la vittoria e dunque i tre punti. È probabile il recupero di Ferrari. Padoan invece scalpita per un posto da titolare. Ascoltiamola. Abbiamo ripreso ad allenarci cercando di fare qualcosina di più perché andremo ad affrontare un'altra partita importante. E quindi è importante allenarsi bene durante la settimana. È normale che non è una buona situazione, nel senso che comunque siamo penultimi, però lo spirito di squadra, lo spogliatoio deve essere la prima cosa in questi casi, in modo da poterne uscire il prima possibile. Il modulo nuovo, questo albero di Natale? Ma io sinceramente mi trovo bene, perché la punta centrale così ha due appoggi, ha due riferimenti un po' più vicini, però comunque al di là dei moduli, i moduli sono indicativi. Noi ogni volta andiamo in campo e diamo il massimo, magari qualche episodio a nostro favore, poi naturalmente noi metteremo sempre più cattivere perché se siamo lì evidentemente qualcosa ci manca. Scendiamo in Lega Pro adesso per parlare del Teramo. Dopo due KO di fila i biancorossi non possono più sbagliare, anche se domenica al Bonolis arriva il forte Siena, dunque una partita insidiosa per i ragazzi di Vivarini che saranno comunque chiamati ad ottenere i tre punti. Previste novità in formazione. Il momento non è facile, però noi pensiamo a lavorare e noi dobbiamo pensare solo a questo, a lavorare, a migliorarci settimana per settimana. Sicuramente abbiamo qualche difficoltà e appunto lavoreremo per migliorare. Speriamo che i risultati vengano presto perché questa squadra in quella posizione di classifica non merita di stare lì in quella posizione di classifica.
dobbiamo guardare la classifica, perché ad oggi siamo terzultimi e non dobbiamo pensare a se ci avessero ridato i punti o se non ci fossero i punti di penalizzazione, perché così sbagliamo a pensarla così. Noi dobbiamo guardare la classifica e pensare che siamo lì e dobbiamo pensare prima di tutto a salvarci, che è questo prima di tutto il nostro obiettivo. E per quanto riguarda il discorso, questa squadra, io conosco i miei compagni e so che, cioè, per il valore che hanno possiamo fare veramente molto di più di quello che stiamo facendo, e sicuramente ci alleneremo per dimostrare il nostro valore, per portare a casa il risultato migliore. Non è stato un inizio facile per me, parlo personalmente, ma non per il fatto dell'ambiente, che non mi fossi ambientato per quant'altro, proprio a livello personale, fisico e mentale. Però piano piano sto cercando di ritrovare la condizione migliore e spero di tornare a fare grandi prestazioni come l'anno scorso. Adesso parliamo dell'Aquila Calcio. Domenica al Fattore arriva il Prato. La società intanto pensa agli acquisti di gennaio. Ieri il DS Battisti e assieme all'allenatore Perrone erano a Chieti per seguire la gara di Coppa Italia, nella quale il Chieti è stato sconfitto ai rigori dal Serpentara. Potrebbe esserci Dos Santos nel mirino dei rossoblù, ma per adesso non c'è conferma di questo. Vediamo il servizio. Potrebbe esserci il giocatore del Chieti Dos Santos nel mirino dell'Aquila Calcio per il mercato di gennaio. Sia il direttore sportivo Alessandro Battisti che il mister Carlo Perrone sono stati a Chieti per assistere alla gara di Coppa. Su questo nessuna conferma, ma è certo che il gioiello nero-verde fa gola a molti. La squadra intanto continua ad allenarsi per preparare la gara interna di domenica alle 15 contro il Prato. L'unico in dubbio resta Vittorio Triarico, che ancora fastidi dopo la botta rimediata nel derby. Tra le fila del Prato invece non sarà presente il centrocampista Gaiola, fermato per un turno dal giudice sportivo. Intanto, buone notizie per lo stadio di Acquasanta. La commissione provinciale ha infatti dato il via libera per il progetto di videosorveglianza. Ora il comune potrà bandire la gara, un progetto da 400.000 euro. Poi restano da installare le poltroncine. Passo successivo la gestione dell'impianto e da risolvere ovviamente il problema parcheggi. Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19 con la seconda edizione. Intanto non andate via, non cambiate canale, perché tra pochissimo alle 14.45 c'è il TG6 L'Aquila. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.